Ma eccomi tornato qui, sempre sul lato fradicio come lo scorso video, perché sto registrando questo video nello stesso giorno dello scorso video, incredibile, pazzesco, e sono qui per continuare a mostrarvi quella che è la mia collezione di vinili, perché siamo arrivati alla lettera D, ma torniamo indietro alla A, perché ho comprato dei vinili che sono arrivati dopo l'uscita, dopo che ho fatto il video della prima parte, e allora iniziamo, continuiamo, torniamo dalla A. AAVV, artisti vari. Vai a prenderlo, eccolo qua. How to talk to girls at parties. È la colonna sonora di un film che in italiano è stato tradotto La ragazza del punk innamorato. È un film che mi è piaciuto abbastanza, fino agli ultimi 20 minuti, diciamo, più o meno, dove si rovina con le stesse mani, si inciampa su se stesso, si mette il bastone tra le ruote da solo e si ribalta. Il finale. Si è distrutto nel finale. Io ho capito cosa voleva fare, una sorta, un po', una cosa buttarla sul demenziale, ma non c'è riuscito. Però la colonna sonora è molto bella. How to talk to girls at parties. Qua c'è un'immagine del film, qua c'è il retro. E mi piace molto sta colonna sonora, perché nel primo vinile ci sono un sacco di canzoni dei primi anni del punk. Quindi ci sono addirittura i Velvet Underground, quindi i proto-punk, sono quelli che, diciamo, hanno ispirato maggiormente quello che poi sarebbe diventato punk, e poi appunto un sacco di band punk, più la band punk che c'è nella colonna sonora, nel film. Mentre nel secondo vinile ci sono gli Shushu e i Matmos, cioè è una colonna sonora che è stata fatta per me, oddio, ribalto tutto, è stata fatta per me perché ci ha messo gli Shushu e i Matmos. Ma soprattutto, se vedete il film e capite quale canzone hanno fatto i Matmos, fa troppo ridere il fatto che i Matmos abbiano fatto proprio quella canzone. È troppo bello. Tra l'altro, gli Shushu che manco cantano, perché, cioè, non canta Jamie Stewart, perché appunto cantano o gli attori del film o Mitski. C'è pure Mitski in questa colonna sonora. Ma che bella sta colonna sonora! In più, come se non fosse abbastanza, abbiamo il vinile giallo un po' con delle scaglie nere. Guardate qua, se non so, si vede un po', scaglie nere. Ci sta, ci sta, ci sta. Suona bene, suona bene. Quindi mi piaceva, mi piaceva. E allora ricominciamo con gli Amnesia Scanner. Avevo fatto vedere nel scorso episodio Another Life, ma ho comprato altri due vinili. Partiamo con AS. Questa cover non vi dirà niente, ma è perché nella copertina di Spotify, nelle copertine streaming, la cover è questa qua, cioè il retro del vinile, del retro, mentre su Spotify questo qua è la copertina. È un album veramente molto carino, non c'è niente di che, è un vinile nero, non c'è niente di assurdo. Però un album veramente molto figo, un EP che ha fatto vedere quanto promettente fosse la band, infatti secondo me è stata bravissima. E poi dopo questo ci abbiamo anche questo album qua mi è dispiaciuto perché non è stato accolto bene, Tearless, e l'hanno odiato tutti. Cioè, guardate che bella sta copertina, su Spotify c'è solamente questa faccia qua come copertina, vinile espansa c'è anche qua, guardate che disagio, guardate che disagio. Ma che problemi mentali, che bello tra l'altro, appunto, è assurdo. Che appunto è stato recensito malissimo. Su tutti i siti io l'ho trovato a dei voti che variano dal 3 al 4 al 5 massimo. Io ho detto, ma perché? Cioè, io non mi capaccio. Ci sono degli album che dico, ok, ci sta che a qualcuno non è piaciuto, io lo rispetto perché mica a tutti possono piacere le stesse cose, no? Quindi dice, vabbè, non è piaciuto, ma ci sta perché magari è un album che non rispecchia i suoi gusti. Ma questo io non mi capacito veramente del perché hanno odiato così tanto questo album qua, se non hanno odiato quelli prima, tra l'altro. Cioè, ok, diciamo, sono avvicinati più al pop, però ci sono ancora, cioè, ere zoologiche dal pop. Non ci sarebbe neanche niente di male se avessero fatto pop, però comunque non ci vedo niente di male. Tra l'altro qua abbiamo una faccia molto particolare, questo è il retro, e il vinile è verde e nero, molto bello. E soprattutto, la cosa veramente bella e problematica di questo album, la mia cosa preferita, è questo libricino che troviamo all'interno del vinile. Ok, solamente facce. Sono non so quante pagine, sono tantissime pagine di ste facce di gente che probabilmente nel tempo libero sniffa le macchie d'olio nei distributori di benzina, perché, cioè, non si spiega, delle facce, tutto così, cioè è lunghissimo, cioè io non ve lo faccio vedere tutto perché sennò ci metterei veramente un sacco. Tutte queste facce qua. Cioè, troppo bello. Come fa uno a non comprare un album quando sa che c'è una roba come questa? Cioè, bellissimo, cazzo. Andiamo avanti, abbiamo una trilogia. Perfetto.
per ora, perché si espanderà sicuramente con un sacco di altri album, perché devo prendere troppi album di David Bowie. Iniziamo da Hunky Dory, il primo vero bell'album di David Bowie. Gli altri sono carini, sì e no. Questo qua è il primo veramente bello, Hunky Dory. Questa è una prima stampa, tra l'altro. A me non frega un cazzo delle prime stampe, a me basta che suoni bene il vinile. Però appunto è una prima stampa, l'ho comprato da mio amico, li vendeva. Il vinile è nero perché agli anni cos'era? 70, era già 70? Credo di sì. Non c'erano ancora queste cose magiche dei vinili colorati, però è molto carino questo album qua. Come è molto carino, decisamente molto carino, Sua Maestà, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, con omaggio a Kanye West. Ma sto scherzando ovviamente, però pazzesco questo album qua, è uno di quegli album che secondo me bisogna ascoltare una volta prima di morire. Era uno di quegli album che bisogna ascoltare, secondo me, se uno fa musica, perché è storia questo album qua, cioè bisogna ascoltarlo, è veramente qualcosa di meraviglioso. Il vinile è nero, non c'è niente da vedere, non ci sono neanche foglietti vari, è semplicemente il vinile. No, aspetta, c'è un foglio invece, mi sono contraddetto da solo, c'è questo foglio qua che non riesco a far uscire, con semplicemente niente, non c'è niente, sono i testi qua dietro. Bellissimo, bellissimo, e non siamo arrivati alla fine, cioè abbiamo l'ultimo, letteralmente, album di David Bowie, Black Star. Va che roba. Bellissimo, un album veramente pazzesco, il testamento di David Bowie, emozionante, davvero emozionante, e tremendo come album, da ascoltare, da capire, perché senti veramente David Bowie che sa di morire, ma vuole regalare l'ultima opera, l'ultimo capolavoro tra l'altro, per far vedere come veramente sia un artista. E nonostante gli ultimi album non fossero stati i suoi migliori, decide di finire così. E qua abbiamo anche un libricino dove David Bowie ha scritto nero su nero, quindi non so se si vede. Un po' si vede, dai. È nero su nero. È tutto nero su nero, intanto si saltano fuori delle foto di David Bowie, come questa qua. Molto carino, con i testi delle canzoni. Capolavoro fenomenale, artista David Bowie, ma arriveranno degli altri album, sicuramente arriverà Alone, per forza. David Bowie deve espandere decisamente molto di più la mia collezione, la sua discografia. You won't get what you want, dei Daughters. Album pazzesco, nice rock, prepotentissimo, meraviglioso. So che poi il cantante ha fatto quello che ha fatto, non è uscito molto bene, non vi dico cosa ha fatto. Però, così, mistero, suspense. Però appunto, cioè, non cambia il fatto che questo album sia bellissimo. Io ho visto gente che metteva questo album nella tier list, non so, faceva la top 50 degli album di sempre, metteva questo album qua e dicevano, come ti vergogna a mettere i Daughters? Ma c'è nel senso, non è che se un album era bello, quando poi l'artista scopre che abbiamo fatto una cazzata, l'album diventa brutto. L'album era bello prima, rimane bello, c'è un poco da fare. E soprattutto, come ha detto Rick Dufer, che non so se lo conoscete, che è uno youtuber che fa filosofia, ha detto, perché non devo ascoltare il meglio, la parte migliore di quell'artista? Io non sto ascoltando lui che fa il... che non so, non lo voglio dire, perché stupra, lingua ignota, e poi porca miseria... che cazzo, non sto provando quello, io sto provando la parte migliore di lui, migliore, cioè dark, prepotente, però è la parte migliore. Molto dark, bianco, ma soprattutto, quindi questo album qua è da ascoltare, cioè è bellissimo, punto, rimane bello, non è che cambia la cosa, se rimane bello, rimane bello questo album qua, cosa ci posso fare? Poi l'ho comprato, che cazzo faccio? A maggior ragione, guardate che bello! Guardate che bello! Con le ondine, tipo mare sulla riva, azzurro! E questo è il vinile più bello che ho. Io i vinili li compro, non so che colore abbiano. Bellissimo. Cioè, guardate che bello. Non lo faccio girare così vi notizzo. Questo l'avevo già spoilerato nel video precedente, l'avevo messo qua. Ora lo metto qua. Sunbather, dei The Seven. Questo album qua è, secondo me, è storia. Perché è... un album che si è fatto una nicchia abbastanza grande, decisamente, non è una nicchia. Nonostante fosse un album appunto black metal, ma comunque molto più aperto, nonostante infatti la copertina è rosa, e c'è un sacco appunto di post metal, quindi sono, diciamo, quelle note, quegli accordi che proprio scaldano, pur essendo magari anche tristi o malinconici. Questo album infatti ha avuto un riscontro veramente super positivo, infatti un sacco di gente li conosce, e sono felice per loro, perché secondo me appunto questo album è veramente molto bello, infatti me lo sono comprato, anche perché secondo me è un album che secondo me
storia in un certo senso, del genere, non solo del genere, di un certo tipo di suoni. Qua intanto vediamo un bellissimo poster, molto bello. Qua dietro sono i testi delle canzoni, testi che una volta che sono quei tipi di musica che se perdi il testo non li trovi più, se perdi il segno mentre leggi non lo ritrovi più perché sai, black metal, urla, non si capisce una sega, ma non è tanto più. Se stai dietro lo capisci, se perdi il segno sei fregato. Abbiamo un vinile giallo, trasparente, e un vinile molto molto bello, molto più bello di quello giallo, rosa. Non trasparente questo qua, questo è rosa. Non so perché l'ho fatto trasparente, non ho. Molto bello, bravi i Sun Bay. No, è vero. I Death Heaven. Finiamo con la mia band preferita. Ho solamente due vinili della mia band preferita perché gli altri album ce l'ho in versione CD, 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 perché i vinili o costano troppo o comunque non si trovano. E se si trovano costano troppo. E allora li ho comprati in versione CD, ma due li ho comprati in versione vinile. Ci abbiamo. Attenzione, aspetta, aspetta che tocca censurarlo, che non si sa mai. Demon Store dei Death Grips, una copertina che a me piace un sacco, come piace un sacco l'album. L'album è pazzesco. Hanno fatto la storia, sono bravissimi. Sono una band che in un decennio hanno avuto una costanza nel far uscire gli album, quasi un album all'anno. Mi sa proprio un album all'anno addirittura, proprio, perché comprendo anche gli EP, hanno fatto alla fine un album all'anno, con una. Veramente. Tutti veramente molto belli. Non c'è un album che veramente dici è brutto, secondo me. Ci sono album magari un po' meno, ma secondo me hanno comunque qualcosa da dare e sono pazzeschi. C'è veramente una band. Una band pazzesca, veramente. Questo album qua è storia, ma a me piace un sacco, anche se non è piaciuto a tutti quanti. Questo album qua. Ora devo capire come farvelo vedere. Devo mettere tutto il braccio per censurarlo. Oh, momento, momento, momento. Ok. Non si capisce cos'è? Non si deve capire cos'è, perché sennò mi cancellano tutto il canale. C'è un bagno. C'è un braccio. Questo è un braccio. Sto mettendo il braccio sopra un braccio, diciamo. Perché sì, su Spotify è censurato, ma il vinile non è censurato. Guarda, guarda che bello, guarda che bello. Questo è. Me lo tiro fuori per il Pride Month. Album pazzesco, un album bellissimo, non capisco perché non è stato accolto come gli altri. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo, è uscito. Vabbè, lo censuro, sti cazzi. Lo censuro. È un album veramente molto, molto bello, pazzesco. E soprattutto i Death Grips hanno proprio detto loro che è uno dei loro album preferiti. E allora ci salutiamo così. Ho dato quello che ho dato. Vediamo se riuscirò ad arrivare al prossimo video. Chi lo sa, potrebbe mettermi sotto un autobus. Non si sa mai. Metto le mani avanti. Ad ogni modo, potete iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina, mettere un mi piace o non mi piace. Volete anche commentare, si può fare tutto quello che volete. E signore e signori, vi lascio i link per i miei contatti nella descrizione. Ho dato anche oggi. Alla prossima volta per la terza parte.